Senta, Matteo Musacci è in collegamento, ci sente? Buongiorno, vi sento. Salve, buonasera, presidente FIPE dell'Emilia, Romagna. Comincio subito da qui, dalla provocazione di Battistoni, ma c'è voglia di lavorare? Si trovano i giovani che vogliono lavorare? Ma guardi, no, nel senso che in questi ultimi 2 anni il nostro settore è stato completamente falcidiato da provvedimenti, e non sto qui a giudicare se tutti erano giusti o sbagliati, ma provvedimenti che di certo hanno reso meno attrattivo un settore che lo è sempre stato dallo studente universitario che doveva pagarsi l'affitto con 2 o 3 servizi a settimana al professionista vero e proprio. E non è solo il motivo che peraltro condivido sollevato da Battistoni, ma è anche proprio una completa incertezza che dà il nostro settore, perché se è vero che in caso di aggravarsi della situazione epidemiologica il primo settore a chiudere, uno dei primi settori a chiudere è il nostro, è ovvio che le garanzie per un lavoratore non ci sono più. E tutti i lavoratori del nostro settore, moltissimi lavoratori del nostro settore, in questi 2 anni sono andati a fare altro. Andando a fare altro, si sono accorti che si poteva prendere uno stipendio molto simile a quello precedente, potendo uscire la sera di venerdì e di sabato. E questo ha generato sicuramente un problema enorme oggi nella ricerca di personale, personale che non c'è. Io sento tantissimi imprenditori alle porte di una stagione turistica che comunque partirà fra un mese, se pensiamo alla Eh Pasqua, sì. ecco, e sento nel mio campo, quindi ristoranti e bar, che mi dicono: non sappiamo come faremo ad aprire perché non abbiamo più il personale. Quindi come si risolve? Si cerca all'estero? Ma adesso sul cercare all'estero è diventato un po' complesso, perché è ancora più complesso oggi pensare che dall'estero, poi se lo si diceva anche prima parlando di turisti, è molto complesso pensare che si possa trovare personale all'estero. Come si fa? Si fa lavorando sulla formazione, lavorando sull'attrattività del settore, lavorando anche su un nuovo contratto di lavoro in cui noi ormai, insomma, dobbiamo ricreare le condizioni per un nuovo contratto nazionale dei lavoratori del nostro settore. Insomma, bisogna davvero lavorare per tornare a rendere attrattivo e spazzare via un po' quelle idee che, appunto, ne parlava prima anche Battistoni, che nel nostro settore tutti sono degli sfruttatori. Non è vero. Purtroppo il caso negativo ne rende altri 10, offusca altri 10 positivi, e questo purtroppo nuoce ad un settore così importante per la nostra economia. Per questo, insomma, noi come FIPE abbiamo promosso questa iniziativa che è il Talent Day, che è appunto è nato a novembre dell'anno scorso a livello nazionale, ma si sta distribuendo un po' su tutti i territori, che è appunto la possibilità per le imprese di incontrare gli aspiranti, insomma, candidati in una maniera come se fosse una vera e propria borsa lavoro, ecco, e non con la difficoltà appunto di mettere il curriculum su quel sito piuttosto che su quel social. Ecco, il 4 aprile a Cesena, questo è l'appuntamento per chi magari ci sta anche seguendo e vuole proporsi da una parte o dall'altra. Sì, esatto, Cesena è partita come insomma, la prima città dell'Emilia-Romagna a partire con questo importante progetto. Peraltro, insomma, sarò anch'io a Cesena quel giorno, quindi mi farà tanto piacere, e spero che in realtà gli imprenditori trovino anche il personale che serve, perché il territorio del Cesenate, insomma, è un territorio a fortissima vocazione turistica, e quindi è fondamentale che questo evento possa effettivamente portare buon frutto alle imprese che oggi, ahimè, sono disperate nella ricerca di personale. Sì, anche perché leggiamo anche sui giornali, ne parliamo anche noi nei nostri telegiornali, ci sono imprenditori che magari alzano anche gli stipendi, ma comunque non riescono a trovare personale. Sì, Ecco, non è un c'è anche problema, non questo. è più un problema di stipendio, Esatto, non è ecco. più un problema di stipendio, perché se una volta era magari difficile trovare una professionalità alta, quindi uno chef, un maître, e allora dovevi un po' giocartela sulla parte dello stipendio, sul livello di inquadramento e quant'altro,
Oggi invece è un problema a tutti i livelli, non, è un problema cercare, come dicevo prima, il ragazzo a chiamata che ti fa il contratto a chiamata del venerdì e del sabato sera, così come è un problema trovare come prima un cuoco professionista. Non è più un problema di soldi, è un problema proprio di mancanza di attrattività del settore, nonostante il settore, pur in grossissima crisi, continua ad attestarsi come uno dei settori più trainanti della ripresa economica di questo paese. È un problema comunque che si avverte di più, immagino, nel settore stagionale, ecco, piuttosto che nelle attività aperte tutto Ma l'anno. guardi, il settore stagionale lo avverte di più perché è un urgente, perché rispetto a chi lavora tutto l'anno, il settore stagionale lavora 6 mesi. E quindi è ovvio che se in quei 6 mesi non riesce a generare il fatturato che deve per avere un bilancio che sta in piedi, è ovvio che se non trova il personale per farlo diventa un problema. Quindi la mancanza del personale per un'azienda che oggi comincia a prepararsi per affrontare una stagione che peraltro si presuppone anche una buona stagione, visto che molti italiani probabilmente anche quest'anno rimarranno nella stessa Italia, è ovvio che la preoccupazione è fortissima, perché poi si rischia di dover aprire comunque ma con meno coperti. Penso al ristorante, al bar, ma anche al ristorante dello stabilimento balneare, perché non si hanno le Certo. forze per poter fare quei coperti che uno potrebbe in realtà generare. Quindi oltre al danno la beffa. In più in tutto questo ci mettiamo anche una crisi, una nuova crisi economica nel quale le persone hanno meno quattrini in tasca e quindi come sta succedendo adesso nelle attività non stagionali, si riempie il ristorante il sabato sera, quindi ci vuole l'intero personale per gestirlo, però le persone spendono 5-10 euro in media in meno a coperto e rendono insostenibili i bilanci delle nostre attività. E infatti alcune attività stanno anche chiuse durante la settimana, stiamo vedendo anche Sì. purtroppo casi di questo genere, aperture sono nel weekend. Bene, speriamo allora in questi eventi di incrocio, domanda e offerta, speriamo servano insomma ad aiutare anche gli imprenditori a trovare il personale e i ragazzi a mettersi in contatto con loro. Grazie a Matteo Musacci, Grazie gerente del a voi, FIPE. grazie a voi. Allora,